ricordo molte, molte situazioni di queste famiglie. La presenza di un soggetto giovane in difficoltà all'interno della famiglia creava delle situazioni molto difficili. Primo discorso, un problema banalissimo che è legato a chi segue il soggetto in difficoltà. Cioè, se avevamo un soggetto che aveva dei disturbi di qualunque tipo, chi durante la giornata, durante la notte poteva assistere a questa situazione e fare in modo che il soggetto non si faccia del male o non combini qualcosa di grave o altre cose. Teniamo presente poi che c'era un aspetto anche culturale dove si tendeva sempre a nascondere il soggetto in difficoltà. Io mi ricordo di aver assistito a una situazione abbastanza difficile dove il paese non conosceva che in una famiglia c'era un soggetto in difficoltà e che la famiglia ha sempre nascosto perché veniva visto come una colpa. Era quasi sentivano quasi come se era frutto del peccato, cioè l'avere questi soggetti in difficoltà vuol dire che c'è da espiare un qualcosa che hanno fatto. Ecco che allora l'unica possibile situazione era allontanarlo dalla famiglia, in modo che la famiglia si liberasse un po' dal problema assistenza che comunque esisteva, ma anche dal problema di questa così essere additato perché avevano dei soggetti in difficoltà. Penso che l'istituto di Villa Maria era molto importante per la società di allora, cioè era un istituto famoso, fra virgolette, nell'Alta Italia, perché c'era gente anche dal Piemonte che veniva qui, oltre che dal Veneto, dalla Lombardia. Era un bacino, c'era un bacino d'utenza grandissimo e quindi svolgeva, diciamo, anche un compito molto socialmente utile, perché o le famiglie appunto si facevano carico da sole dei propri congiunti con disabilità, oppure li mettevano in istituto. Era un sollievo per le famiglie sapere che potevano lasciare le ragazze qui. Se noi ripercorriamo la storia della follia, di come l'uomo ha affrontato la follia, è stata sostanzialmente la storia dell'abbandono, dell'esclusione, dell'abbandono, dell'allontanamento dalla società civile. Certissimamente gli istituti caritatevoli, gli ospedali psichiatrici, almeno un merito lo hanno avuto, quello di assumersi la responsabilità di assistere queste persone. Gli ordini religiosi hanno certamente avuto un ruolo centrale nel resistere alla deistituzionalizzazione, perché nella costruzione di situazioni di assistenza istituzionalizzata, fin dai primordi, insomma, secondo me per due ordini di motivi. Uno, perché c'è di mezzo quello che oggi potremmo considerare un equivoco, che è quello della pietà, dell'opera pia, dell'assistenza, del farsi carico di situazioni sociali, di abbandono, eccetera, da un lato, e dall'altro perché bene o male queste opere pie venivano finanziate dallo Stato e quindi c'era un discorso economico, insomma, in piedi, per cui c'erano entrambe queste cose. Molte famiglie, alcune famiglie e anche qualche mamma, anche da poco, raccontano che negli anni 60, quando
chiamiamolo lo stato sociale, il welfare, come vogliamo definirlo. I servizi sociali di allora non erano molto, molto, molto attivi. Le situazioni delle famiglie, soprattutto povere nei paesi, nelle famiglie contadine, erano di difficoltà anche nella gestione di alcune situazioni a casa. A un certo punto hanno avuto questo passaggio di quello che era il parroco del paese, il confessore, che conoscendo queste situazioni di difficoltà all'interno delle famiglie suggerivano alle mamme, ai papà di trovare una collocazione diversa per la figlia. La collocazione diversa era indicata come l'istituto delle suore, delle religiose, dove queste bambine potevano avere un'educazione, un accompagnamento allo sviluppo, alla crescita, con persone competenti e preparate che le potevano aiutare. Una delle mamme mi racconta sempre che il parroco l'ha convinta finché lei l'ha portata in istituto dalle suore e l'ha lasciata qua, e dando per scontato che le suore l'avrebbero cresciuta come se fosse stata in un collegio femminile, quasi una scuola speciale, un posto quasi d'élite a suo tempo, senza rendersi conto effettivamente di quella che invece allora era l'organizzazione, la spersonalizzazione degli spazi, dei rapporti, delle relazioni. Allora, dietro alle istituzioni di gestione delle persone con disabilità ci sono tanti interessi, ma non solo interessi economici, ci sono interessi di vario tipo, interessi sociali di varia natura. Serve alle famiglie, serve ai pubblici poteri che si devono occupare comunque di queste cose, serve direttamente a chi gestisce queste cose, serve a chi ci lavora. Hanno un interesse sociale e pubblico che è fatto sostanzialmente sulla pelle di queste persone. La legge 180 fu fatta il 13 maggio del 78, non dimentichiamolo, soltanto 9 giorni il reperimento del cadavere di Aldo Moro, creando una situazione irripetibile nella storia, insomma, no? In cui si creò pragmaticamente il compromesso storico Berlinguer-Andreotti, che consentì la 180 anche per evitare il rischio referendum, che non sarebbe andato bene, peraltro, perché se l'opinione pubblica fosse stata richiesta di esprimersi sulla chiusura dei manicomi, il referendum sarebbe fallito. E quindi l'opinione pubblica fu contraria. Basaglia, i matti in giro, i pericolosi, eccetera, insomma. No? Il fatto poi che tutto ciò che è derivato dalla questione dell'antipsichiatria, la legge Basaglia, la 180, la deistituzionalizzazione dei servizi manicomiali abbia avuto degli effetti anche sulla deistituzionalizzazione delle persone con disabilità, non sono sicuro. Nel senso che mentre i manicomi erano un'operazione di forza, per le istituzioni destinate al mondo della disabilità non c'era c'era questa idea di assistenza e di custodia, perché molto spesso le famiglie non sono in grado di gestire direttamente queste persone, e quindi queste istituzioni sopperiscono al ruolo delle famiglie e al ruolo dei pubblici poteri nel sostegno alle famiglie. La 180 riguardò gli ospedali psichiatrici provinciali, quindi le strutture pubbliche delle province, non province autonome, di tutte le province d'Italia, eccetera. E le strutture private hanno continuato a vivere di lunga vita. Poi naturalmente il vento della deistituzionalizzazione prima o poi contaminò anche loro. Ma ce n'è voluto e non è mica finita qui, io credo, insomma. Allora, arrivando a lavorare qua, a me sembrava un mondo non so se è bello dirlo, in un istituto comunque gestito da religiosa, a me sembrava un posto senza affetto, senza amore, senza intimità anche tra le persone, dove si vivevano delle relazioni formali,
di aiuto, di accudimento, di assistenza, in realtà pian pianino poi entrando in questo mondo ho scoperto che c'erano dei forti legami, sicuramente non quelli tradizionali che noi vediamo tra le persone, gli abbracci, le carezze erano limitatissime. Diciamo, l'ossessività anche rispetto alle abitudini, alla pulizia, ormai era anche un mascheramento a tutta quella parte più affettiva che in loro non si era esaurita. Io non dico che non ci sia mai stata, però sicuramente si era esaurita. Come si può esaurire una persona che viene sottoposta a un lavoro così impegnativo a contatto con persone che hanno dei grossi problemi. Mi mettevo nei panni di una persona normale, suora o non suora che sia, che vive una vita qua 24 su 24, magari con una utente che ti urla dalla mattina alla sera, che non sai più cosa fare. Cioè passi qua 20, 30, una vita qua dentro, chiusa qua dentro tra quattro mura. Cioè, non a penitenza, è una vocazione, stravocazione, perché veramente a giorno risultava dura per noi 8 ore vivere qua dentro. Cioè, poi facevano anche la notte le suore, per cui gestirsi la notte, sti utenti, era dura. Non tutti hanno vissuto responsabilmente, non tutti hanno avvertito la tensione etica che sta dietro la 180. Cioè, non basta chiudere gli ospedali psichiatrici per aver superato la psichiatria manicomiale intesa come modo approccio all'altro di un certo tipo. È una tensione continua. È più difficile far capire che esistono modi più subdoli e più sottili di piegare l'altro a una maggioranza che ha sempre ragione e che vorrebbe escludere ogni tipo di difformità. C'è bisogno di un percorso mediato di accompagnamento che porti gradualmente fuori dall'istituzione e che soprattutto porti fuori dall'istituzione non soltanto le persone istituzionalizzate, ma gli istituzionalizzanti, il personale che è a sua volta istituzionalizzato, che deve deistituzionalizzare se stesso. In altre parole, la rivoluzione copernicana della liberazione del sé deve venire non solo nelle persone istituzionalizzate, ma soprattutto nel personale, e allora sì che crei la deistituzionalizzazione. È interessante anche far capire e comunque avvicinarsi anche gli anni successivi, no? L'avvicinamento dell'handicap e l'apertura che c'è stata poi verso la società, verso la città, il fatto che poi sono scese le comunità, e questo penso che abbia avvicinato anche molto le persone anche ignare di cosa fosse, e c'è stata più consapevolezza e più sensibilità rispetto a questo. Attraverso una serie di passaggi progressivi si abbattono le mura, si abbattono le porte che chiudevano all'interno di questa realtà i malati, e i malati entrano in rapporto, in relazione con la società. Certo, problemi ce ne sono stati, ce ne sono ancora, se ne continua a parlare, però è sorprendente come unico paese, l'Italia, si riesca nel giro di 20 anni a mettere in piedi una riforma che non è solo una riforma sanitaria, è proprio una riforma culturale, un cambiamento culturale netto e radicale. Dunque la disabilità sembra di parlare di 100 anni fa, ma sembra strano come venisse vissuta nella società, diciamo anche solo di Rovereto, sembrava di parlare di chissà cosa, era una cosa, non so, io quando sono venuta a lavorare qua qualcuno mi diceva ma guarda che certi non te li fanno neanche vedere, certi ragazzi, perché sono chiusi dentro le ragazze, e o magari hanno due teste o hanno la forma di qualche animale, ma veramente cose
e spaventose, dicevano, ma guarda che ci lavoro, insomma. E, ma no, ma neanche a te te le fanno vedere queste cose. Quindi c'era una visione di l'enzima che abbastanza grottesca, diciamo. Scorro rapidamente i decenni, pian pianino l'inserimento dei malati di mente, dei folli, delle persone che sono pericolose, che poi si vede che non sono molto più pericolose degli altri, che anzi i pericolosi veri sono i sani di mente, perché il diavolo esiste, la mafia, la criminalità, all'interno delle capacità di intendere e di volere, più pericolosa che al di fuori delle capacità di intendere e di volere. Tutto questo inserimento sociale nei condomini, nei posti di lavoro, nei quartieri, nelle scuole, eccetera, ha fatto sì che pian pianino si è creato quell'indotto culturale che fa sì che la società si sia arricchita in realtà. Perché i cosiddetti folli sono delle persone che hanno un sacco di cose da dire, se li stiamo ad ascoltare. Allora la società ne beneficia perché comincia a capire tante cose, secondo me. Questo è la distituzionalizzazione, un lungo processo collettivo. Io penso che se non ci fosse stato l'Istituto Villa Maria della Misericordia, sicuramente penso che moltissime di queste persone, di queste ragazze, di questi utenti, queste bambine, avrebbero probabilmente proseguito la loro vita magari chiusa in qualche casa di qualche paesino, in queste famiglie fortemente in difficoltà, e non so quale potrebbe essere stata la loro vita. Quando noi parliamo di che cosa, dei danni gravissimi a livello emotivo, a livello relazionale, a livello psichico, che l'istituzionalizzazione fa sulle persone, e lo vediamo nell'esperienza del carcere, lo vediamo nell'esperienza dei manicomi, lo vediamo nell'esperienza delle grandi istituzioni, Villa Maria era una grande istituzione a suo tempo, pensiamo invece alle deprivazioni o alle relazioni malate che avvengono all'interno dei piccoli nuclei familiari, alla povertà estrema, relazionale, di alcune situazioni, insomma, cosa è meglio? È difficile dirlo. Villa Maria, con tutto il suo essere stata una grande istituzione, aveva degli aspetti positivi, relazionali importantissimi.